Nel Corso Vittorio ritorna dopo 3 anni di attesa e di battaglie la linea 1 del CTM. Sergio Mereu, lei 3 anni fa ha aperto un'attività commerciale improntata alla gastronomia. Che anni sono stati? Beh, diciamo che l'inizio non molto favorevole per questo settore, poi si è ripreso abbastanza bene. Quello che ci è mancato è la fermata e il passaggio comunque del pullman, anche perché il nostro acquisto è stato improntato proprio sulla fermata del pullman, che subito dopo è stato tolto. Quindi una beffa nei fatti per 3 anni. Per quanto riguarda noi sì, e quindi inizialmente è stata un po' dura, poi però insomma ha preso piede. Ora, visto che è stato ripristinato il tutto, speriamo il bene, ancora meglio. Lei si trova all'angolo tra il Corso Vittorio e via Carloforte. Sì. Nei fatti ci sono dei problemi legati al traffico, proprio in questa porzione di strada. Dalla via Carloforte è abbastanza, perché è una strada di grande traffico e di velocità abbastanza elevate degli automobilisti. Anche perché una volta che arrivano qua sono sul marciapiede e non hanno nessun rispetto per i pedoni, niente. È molto pericoloso. È molto pericoloso? Sì, sì. Infatti l'abbiamo fatto presente in tutte le lingue del comune, ma è stato sordo in tutto questo. Ci sono stati dei rischi, anche dei fatti concreti? Sì, ci sono stati diverse volte anche per noi nella traversale, perché arrivano ad alta velocità senza pensare che poi c'è comunque un marciapiede. C'è un passaggio pedonale, insomma. È successo qualcosa quindi in questo periodo? Da quando ci siamo noi, no, insomma, si è rischiato. Sì, una volta un motorino, se non era stato preso in pieno, proprio per via della velocità in uscita di un'auto. Pedoni, si è rischiato tantissime volte di andare addosso alle macchine di pedoni. Quindi nei fatti lei che appello lancia al comune? Lei è un commerciante del corso. Secondo il nostro parere... E questa via Carloforte andrebbe chiusa, lasciata aperta solo per i residenti e basta, secondo il nostro parere. Poi è chiaro che la viabilità non compete a noi, però per quanto capiamo noi questa via andrebbe lasciata giusto per i residenti, basta, perché è veramente di, come dire, non di ingombro, ma comunque di un bel fastidio.